Bene, oggi prenderemo in conto tre nozioni, tre concetti della psicanalisi: il piacere, la libido e il godimento, nel pensiero di Freud e Lacan. Cominciamo con Freud. Ma innanzitutto per Freud il godimento non è un concetto, non è una nozione. Quando Freud utilizza questa parola, la utilizza nel senso comune, per cui il godimento è quello che si ottiene quando si ha un orgasmo. Invece il piacere, si sa bene che è un concetto fondamentale nel suo pensiero, basta pensare al principio di piacere, principio a cui tutti gli esseri umani tendono, vanno verso, no? Voler ottenere il piacere e a ridurre il dispiacere. Ecco, ci sono questi due termini, piacere e dispiacere, che Freud li articola con la nozione di tensione nell'apparato psichico. Quando aumenta la tensione, il sistema percezione coscienza percepisce il dispiacere. Quando questa tensione è ridotta, è abbassata, ebbene si percepisce il piacere. Attenzione, dice Freud, questo più avanti nella sua teorizzazione, è stato negli anni 20, che dice quando si ha un rapporto sessuale, ebbene la tensione è percepita come piacere, per cui ci sono delle eccezioni. Questo significa, dice Freud, che dobbiamo introdurre un altro concetto, un'altra nozione, che è quello di ritmo, per cui ci sono delle tensioni che hanno un certo ritmo, come nel caso del rapporto sessuale, che fa sì che si percepisce quella tensione come piacere. E vediamo adesso la libido. La libido è questa energia che costantemente si muove nell'apparato psichico e che tende, poi accumulandosi, a voler ottenere la scarica. E lì si hanno tre possibilità. La prima possibilità è che la parte di questa libido ottiene una scarica ed è localizzata in alcune parti del corpo, se la bocca, parte genitale e altre parti anche del corpo. L'altra possibilità è che la parte della libido non riesce, non può, è vietato di scaricarsi a causa della rimozione. Ecco che allora si accumula e provoca più tensione e va poi a trovare delle modalità di espressione nel sintomo, nell'apsus, eccetera. E per finire, terza possibilità, Freud la concepisce quando introduce la pulsione di morte, è che si ottiene una scarica totale, si azzera, no, questa tensione, questa è la definizione del principio del nirvana, quando la tensione si azzera. Ma lì è più una situazione mitica e corrisponderebbe a quello che tende la pulsione di morte, alla morte. Vediamo adesso Lacan. Allora, Lacan introduce nel campo della psicanalisi un concetto nuovo, una nozione nuova, il godimento. Dunque va a prendere dal linguaggio comune una parola, godimento, che ha un suo significato, Lacan la prende e le dà nel campo della psicanalisi uno statuto di concetto, di nozione. E a che cosa corrisponde nel campo teorico di Freud? Ebbene, corrisponde non tanto a quello del piacere, non tanto alla libido, corrisponde a quelle possibilità di cui abbiamo parlato riguardando la libido. Per cui riprendiamo queste tre possibilità e vedremo come ad ognuna di queste possibilità corrisponde un tipo di godimento. Prima possibilità, che è quella della parte della libido che si scarica ed è localizzata, Lacan parla di godimento fallico, cioè è un godimento localizzato in funzione del fallo.
Seconda possibilità di una parte dell'libido a scaricarsi a causa della rimozione, ecco, in Lacan ritroviamo questo nella nozione, il concetto di plus godere, cioè va ad accumularsi, va ad aggiungersi modalità. Un godimento che si accumula ed è questo che poi provoca un voler di nuovo rilanciare il desiderio. E è per questo che poi parlerà dell'oggetto plus di godere che va a causare il desiderio. Cioè questo accumulo che funziona come qualcosa che, ecco, non si riesce a godere pienamente una situazione, questo non si riesce bene, non si riuscita a scaricare bene, ecco che va dopo ad accumularsi, come qualcuno che fa una presentazione davanti a tutti e voleva dire certe cose, voleva pienamente esprimersi, però un godimento in quello, ma non ci riesce, quella parte che non riesce di insoddisfazione va ad accumularsi e va anche a rilanciare, voler di nuovo parlare, dunque va a funzionare come causa del desiderio. E per finire, quello che era la terza possibilità, il principio di Nirvana, questa scarica totale, il Lacan è il godimento dell'altro, altro con la A maiuscola, è dunque un godimento altro, illimitato, in cui non c'è uno spazio localizzabile e che ci spinge di fatto a voler tendere a certe situazioni, sapendo pure che poi è quello che vogliamo evitare, quel godimento che vogliamo evitare, perché se riuscissimo a ottenerlo, beh, azzererebbe tutto il nostro sistema psichico. Per cui corrisponde all'interdetto che poi sì, che ci affascina, vogliamo, tendiamo verso questo godimento altro, no? Ma dopo facciamo di tutto per non ottenerlo, perché se lo ottenessimo, beh, otterremmo la morte psichica, l'azzeramento. Ebbene, alla prossima video, arrivederci.